Drago. Stai esagerando. Che ordinaria che sei. Non voglio più parlare, Giurin Giurello. Scomparirai dalla mia vita così, con uno schiocco delle dita. Sì, eh? E tu preparati, perché con lui a capo dell'azienda, la Fritzenwalden, affonderai in 2 minuti. Tra 2 minuti c'è la riunione e non c'è il creativo. No, buona, calmati, calmati. Portami i documenti o quello che serve, io sistemo tutto. Grazie, signor Massimo, lo sapevo. Oh, addio, azienda. Beh, andremo a vendere hot dog negli stadi. Ti sembra una cosa molto divertente? Non capisci che è grave? È maleducata e dissennata. Sì, il ciao, sì, sì, ciao. E anche bocca larga, indecorosa. Quanto sei noiosa, ciao, che infantile. Non riesco a capire come puoi accettare una cosa simile. Ti ha riattaccato il telefono in faccia. Ma come sopporti una persona così? Non ti disturba se dico quello che penso? No, va bene, mi sembra assurdo che... Senti, scusa, non potremmo smettere di parlare di Franco? Mi rende un po' nervoso. E poi lo critichi così tanto che a volte penso che ti piaccia. Ma che dici, Nicolas? Rocio! Ciao! Come va? Che bello vedervi sì, qui. Sì, il seminario di semiotica è finito e siamo venuti a rilassarci. Mami, potreste passare gli appunti? Ehi, che c'è? Che succede? Che ci fai insieme a quello là? No, ti stai confondendo. Tu pensi che sia Franco, è Nicolas, il fratello gemello. Nicolas, senti questa, ti ha scambiato per quell'idiota di Franco. No, figurati. Ciao. Scusa, quanto durerà questa storia? Non so, ti giuro che sono al limite. Sai, all'inizio mi piaceva, mi sembrava anche carina. Ora mi sembra piena di pregiudizi, superba. Non ce la faccio più. Allora lasciala e falla finita. Certo che la lascio, però no, non me ne posso andare così. No, la voglio lasciare nel modo peggiore. Non ti sento, non fare la bambina. E ascoltami, non per favore. Io non so perché insisto nel voler parlare con te. Io non devo darti perché alcuna non spiegazione. Non ti vai a fare una passeggiata, Massimo, non voglio parlare. Decidere con come impostare la campagna sugli analcolici. Oh, tu perché non te ne torni a casa se qui non hai niente da fare? Come non ho niente da fare? Per il contrario, favore, devo controllare che tu non rubi. Non ricominciamo. Sì, sì, le parlo dall'azienda Fritzenwalden. Sì, volevo sapere se suo marito sta arrivando in ufficio. Adesso svengo, mi sento svenire. Che è successo, principessa? Calma, una calamità. Signore, una calamità. Quelli del marketing delle bibite sono già arrivati e mi hanno detto che il signor Di Velli non verrà perché sta poco bene. Di Velli? Mi sento svenire. Ma è un attore? Oh no, era Schwarzenegger. No, è il creativo della campagna. Va bene, il creativo della campagna. Diciamo ai signori che sono qui che la riunione si rimanda a un altro giorno, è così grave? No, per nessun motivo. Queste sono persone molto permalose, estremamente esigenti. Non accetteranno mai alcun tipo di ritardo. E se vanno via sarà una catastrofe per l'agenzia, per il mondo. Ora svengo, lo sento. No, respira profondamente, principessa. Smettila di chiamare principessa tutte quelle che ti capitano a tiro. Signor Gonzales, sì. Le presento la vedova Fritzenwalden. Fa piacere. E il tutore dei minori, il signor Molto dietro. Però, piacere. La riunione doveva iniziare 10 minuti fa. È arrivato o non è arrivato? Chi è questo creativo? Io sono la nuova creativa dell'azienda, Florencia Santijan. Molto lieta. Bene, molto bene, vado ad avvisare che iniziamo. Che sì, perfetto. Se vuoi sapere che ti è venuto in mente, sei impazzita. Oltre ad avervi levato le castagne dal fuoco, mi prendo anche le bucce in Quanto faccia. Quanto tempo pensi che ci metteranno ad accorgersi della tua bugia? Potrebbero non accorgersene mai, perché sono molto creativa. Tu sei una vera professionista della catastrofe. Tu la strega velenosa. Meglio professionista della catastrofe che stupida come te. Ti dico una cosa, vorrei continuare ad insultarti, ma ho una riunione molto importante che mi aspetta. Molto importante. Massimo, ti prego, qui c'è in gioco il mio avvenire. Dobbiamo fare qualcosa. È la fine del mondo, è tutto fuori controllo. Ora svengo. È un vero piacere. Ma che bel sorriso che ha, complimenti. Salve, come va? Salve a tutti. Ci stavamo tutti divertendo? Che dell'esposizione me ne occupo io. Errore, tesorino, l'esposizione è compito mio. Signore, sono preoccupata, sto svenendo. No, Yvonne, non ti preoccupare. Anch'io sto male. Guarda come sono forte e lo chiudo col mignolo sinistro. Puoi andare alle Olimpiadi. Beh, notizie dell'apprendista stregone? Cos'è successo con Bonino? Ha minacciato di morte Martin per le scritte che ha fatto nella sua... Oh, no! My God, proteggi i miei piccoli, Non ti devi favore. Preoccupare. L'apprendista stregone è solo il compagno fobico della strega maggiore. È un pazzo e basta. Che è successo? Che hai fatto? Sei fatto! Fuori, bambini, fuori! Che stai combinando? Che fai, strega? Cosa vuoi fare con quelle catenelle, eh? Tanto cosa stai combinando facendo? Qui?
Che state facendo? No, fermi! Dai, non vi esaltate! Che fate? Andiamo, strega! Parliamo. Volete un po'. La guerra? Sì, allora guerra sia! Totalmente impazziti! No! Che è successo? No! Non aprire la porta! Sono pazzi! Gli extraterrestri ci hanno chiusi dentro! Hanno rubato le chiavi! E qui è chiuso col lucchetto! Tranquillo, Martin, tranquillo! I Rolling resistono all'asma, sta tranquillo! Ma io non resisto a niente! Io essere claustrofobica! Greta ci sta lasciando, se ne va! Greta. Aiutatemi che se ne va! Calma, Greta, stai ancora qui! Aria. Respira a fondo! Forza, respira! Ho organizzato un concorso in cui, i ragazzi si devono dichiarare alle ragazze. Al microfono, e ovviamente il primo vince un premio, altrimenti non partecipa nessuno. È di cattivo gusto! Sì, è per gente più... diciamo che non... Gente che non ha niente da fare! Noi siamo molto diversi, no? Allora torno a lavorare, scusate. Hai avvisato Mandy? Sì, è arrivata. Qual è il piano? Il piano? Sì. Guarda e impara come ci si vendica di una ragazza. Sì, guarda qui. Mi cercavi, amore? Sì. Vieni, andiamo un secondo lassù. Ma non quello è il tuo ragazzo? Sì, no, non è il mio ragazzo, è il suo gemello Franco. Non sarà tanto stupido da iniziare il concorso. Un po' di attenzione, prego. Ho l'onore di essere il primo a mettersi in gioco. Mandy, da quando ti ho visto, sei nei miei sogni. Vorresti uscire con me per rendere i sogni realtà? Sì, certo che voglio, tesoro. Ma che fai? Quella ragazza è una fata! Attento, perché le fate ammaliano! Che stupido! Prima di iniziare con la campagna vera e propria, dobbiamo vedere quali sono i costi. No, i costi si pagano soltanto se l'idea è buona. Sì, sono totalmente d'accordo. Però penso che dovremmo cercare qualcosa di un po' più tradizionale. No, lascia la tradizione per la sagra del prosciutto spagnolo. Per me dobbiamo fare il contrario. Ci vuole un'idea che sia qualcosa che colpisca nel segno, mi capite? Mi scusi, cosa intende lei per colpisca nel segno? Onda! Un'onda! Una... Onde! Acqua! Cascata! Una cascata! Ma dico una cascata di bibite enorme! Non una cascata insignificante! Una cascata tipo... tipo Nilo, tipo Iguazù, Niagara! Mi spiego? Non ci starà prendendo in giro, signorina! No, la perdoni! Il fatto è che a volte lei va avanti! Tu zitta che ti travolgo, perché mi è venuta un'idea fantastica! Aprite la vostra mente da cavernicoli, levate la giacca, le scarpe, siete comodi, tranquilli e chiudete gli occhi! Visualizzate! Una cascata! La cascata cade! Cadono onde di bibite! Le vostre bibite, le migliori! Cade, che cosa fa? Una schiuma e niente, insomma, le migliori bibite, la schiuma migliore, la cascata più bella. Non mi dite che non vi piace? Beh, se non vi piace mi fate cadere in un attacco di depressione come non ne ho mai avuto in vita mia. C'è qualcosa che non mi quadra. Ma che cos'è che non vi quadra? Allora facciamo una cosa, mettiamo un bel ragazzo su una moto d'acqua, bella idea, vero? È bellissima, vi pare? Salve. Il cliente. Salve. Prego, si accomodi qui. Grazie. Beh, come va la campagna? Mi spiace se ne parliamo in privato? Usciamo, per favore. Permesso. Permesso. Torniamo subito. Sì, prego. Oh, mamma mia. E meno male che volevi fare gli interessi dei bambini. Certo. Con questo hai affondato il progetto. Ma perché non l'ho fatto? Se non accettano, sarà l'azienda da fondare. No, non mi toccare! Fuori! Più forte! Un altro sforzo! Ecco, Roberta, passa, forza, sbrigati! Vai! Va a cercare la chiave, Sbrigati, che Greta ci sta lasciando! Eccola! Forza, apri! Aspetta! Vai! Molto bene! E ora è venuta l'ora della vendetta! Chi è che sta con me? Coraggio! Io! Anch'io! Forza, Greta, anche tu! Io non posso fare vendetta contro streghe cattive, però do mia appoggiatura morale. E nessuno prende in giro Greta!
Al riposo del guerriero. Non troppo riposo, mio guerriero, che ora inizia l'altra guerra.